Allora serve una carta da forno, poi due elastici, una graffettatrice e una forbice. Allora stendiamo la carta da forno, la tagliamo a misura, noi ci siamo fatti già una misura, ma si taglia a una misura specifica. Ok, poi si taglia ancora a metà perché per ottenere quello che stiamo facendo ci vuole un mezzo di quello che ci è servito dal rotolo. La carta da forno è una carta filtrante impermeabile, quindi ottimo materiale filtrante. Si comincia a piegare a fisarmonica, quindi con delle pieghettine uno contro l'altra sulla lunghezza del formato che è stato ottenuto, quindi abbastanza anche preciso, è un lavoro semplice che possono fare tutti. Benissimo, si fa una piega dietro l'altra, distanza 1,5 cm più o meno uno dall'altro. Perfetto, è anche abbastanza veloce, se ne possono fare tante nel giro di pochi minuti. A costo Sì, il massimo. costo è irrisorissimo. Ecco che qui noi abbiamo. Una volta fatta, a un estremo si mette un elastico e si ripiega fissando la piega con la graffettatrice. Uno e uno, due, sì, due graffette. E poi si ripiega ancora su se stessa, quindi a 45 gradi, per dare l'orientamento. Questo serve per dare un orientamento facciale, se vogliamo, quindi da un lato e dall'altro. Quindi l'elastico, benissimo, due graffette per fissare l'elastico e una piega a 45 per dare l'orientamento nella stessa direzione dell'altro, ecco. Perfetto, perfetto. Si dispiegano le pieghettine che sono state fatte. E si indossa. Questa è una mascherina a tutti gli effetti molto efficace perché, ecco, magari avviciniamolo vicino al naso, perfetto, e si respira. In tempo zero abbiamo fatto una mascherina che non costa tanto. Fatta e indossata. Perfetto.